Alessandro Menutella, che giudizio diamo su quello che ha pensato per voi, per noi, Massimo Bolla? Prego. No, è un buon servizio, però tace del tutto sul vero problema oggi nella Chiesa, che è il fatto di essere senza guida, perché quello che chiamano Papa Francesco è niente affatto il Papa della Chiesa Cattolica, il 266esimo successore di Pietro. Questo il mainstream si ostina a non volerlo trattare, e quanto più è acclarato nel tempo, col passare degli anni, che ci sono stati problemi seri che hanno violato le norme, rigide norme della Chiesa, tanto più non se ne parla. Quindi io direi che il vero problema non è tanto il confronto con la modernità, perché questo lo hanno già affrontato Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, proprio con quell'equilibrio che invece in Bergoglio non si nota tra confronto con la modernità e identità da custodire. Qui invece siamo in presenza di qualcosa di nuovo. Questa non è più la Chiesa Cattolica, è una Chiesa arcobaleno, mondial sincretista, che risponde al soldo dei poteri forti mondiali, non più del Vangelo. Ma intanto volevo dire che secondo me molti di quelli che ci stanno seguendo ci rimarranno male perché mi chiami Alessandro. Perché io rimango comunque. No, Alessandro, lo so che lo fai per quello, è per spiegarlo alla gente che segue. Non posso, perché è stato scomunicato. Ecco, io non posso. Allora sei fedele. Sei fedele. Allora volevo dire questo. Intanto per quello cattolico che cattolico cristiano l'ho detto prima. Allora io invece no, a quanto pare. Allora, no, allora no, volevo no. dire che per quello che riguarda Monsignor Viganò, innanzitutto non è. Viene spontaneo, visto che te citi peraltro in modo incompleto la lunga serie di condanne a sottoscritto senza processo. Beh, mi sembra che in Italia i processi siano ancora diciamo all'ordine del giorno. Voglio dire che un imputato ha tutto il dovere e il diritto di difendersi. Invece io sono stato condannato senza essere ascoltato, perché forse dico la verità, cioè che Bergoglio non è il Papa, è piazzato lì dai poteri forti mondiali, e sono l'unico a dirlo. Viganò cosa sta pagando? Cosa paga Viganò? Non è scomunicato? Tiene l'abito. Io invece sono due volte scomunicato, una volta in più di Lutero, perché dico che Bergoglio non è il Papa. Adesso i preti possono gridare dall'altare fino arrivando a bestemmiare quel che vogliono, purché dicano che Bergoglio è Papa e celebri in unione con Bergoglio, questo non fa problema. Se viene un Don Minutella a dire che Bergoglio non è il Papa, non perché se lo inventa, porta le ragioni, che vorrei diciamo brevissimamente qui ricordare, il canone 332, paragrafo 2 del codice di diritto canonico, quindi stiamo parlando della legge della Chiesa, prevede che il Papa che si dimette consegni il munus, cioè l'ufficio di Pietro, che precede il ministerium e che sostanzia il ministerium. E invece Benedetto XVI, nella declaratio dell'11 febbraio 2013, non ha consegnato il munus. Non ha consegnato il munus, questo ha creato non poche difficoltà, un cortocircuito tra i canonisti stessi. Non è che Benedetto XVI non conoscesse il codice, lo ha riformulato lui con Giovanni Paolo II. Come mai non porta la parola munus? Vi ricordo la chiusura dei circuiti bancari SWIFT, che poi l'indomani 12 febbraio della declaratio si improvvisamente puff, come il coniglio dal cilindro, vengono riaperti, il morde complot contro Benedetto XVI, e poi tutte le iniziative che il Papa regnante Benedetto XVI, ponendosi in sede impedita, ha avviato. Per cui il conclave del marzo 2013, a norma delle leggi della Chiesa, è invalido. Volevo dirti, Vito, che è una cosa importante a te, agli ospiti, a quanti ci stanno seguendo da casa, una cosa incontrovertibile, che grazie a Dio permette a migliaia di persone in Italia di continuare a chiamarmi Don Minutella. Ed è questo. No, ma non è polemica. Un telespettatore mi dice... Prego il conduttore di chiamare Don E ci tengono, perché capiscono che so, io però pago... Però loro devono capire anche certamente, me. Certamente, ma io infatti no, la mia non è polemica, però volevo dire quello. Il io canone... fuori, magari io posso dirti, va bene, fuori Don Minutella. Ma il codice di diritto canonico però prevede, se si è in uno stato di diritto, e anche il Vaticano lo è, che laddove vengano sollevati ragionevoli dubbi, lo dice proprio il codice, l'esecutore dell'atto amministrativo è tenuto anzitutto a sospendere l'atto e poi ad ascoltare i dubbi.
le difficoltà che vengono sollevate. Io non sono stato ascoltato dalla gerarchia superiore che è Bergoglio, perché dentro il Vaticano voi avete, gli ospiti, messo in luce vari aspetti, tutti naturalmente condivisibili. Io ho la mia visione proprio teologica, che scrivo nel mio libro, e lo diceva anche lo scrittore poc'anzi, che peraltro è nato a Palermo, quindi c'è qualcosa che ci unisce, oltre a quello che magari potrebbe esserci in più, ed è il fatto che Satana è entrato nella Chiesa. È un tempo di prova per la Chiesa, come diceva e come dice il terzo segreto di Fatima, che non a caso non è stato rivelato. Bergoglio non è il Papa, la Chiesa è senza guida, ecco perché è in crisi. Perché non venite a dirmi che questa Chiesa possa essere paragonabile al periodo in cui regnava Benedetto XVI o Giovanni Paolo II. La Chiesa, da che mondo è mondo, ha sempre avuto problemi, ma c'era la guida, la roccia. Gesù Cristo ha detto: tu sei Pietro, e su questa pietra edifico la mia Chiesa. Qui siamo sulle alghe. Capito? Siamo sulle alghe, anche quelle non proprio profumate, per essere sinceri. Poi, Sir Schneider, mi è sembrata tutta una sottintesa, polemica, critica al sottoscritto. A me così ma è sembrata. No, a me è sembrata no, così. Ma è sembrata, è sembrata. Io parlo in generale. No, dico, ma mi è sembrata. Volevo ci dire una cosa su Schneider. Però mi permetta di dire una cosa su Monsignor Schneider. Posso dire una cosa su Monsignor Schneider? Ma mi sembra che bisogna distinguere il rispetto che è doveroso, anzitutto verso l'autorità costituita, perché lei ha citato il problema canonico, ma mi sembra che lei, come tanti altri, lo sorvoli con una leggerezza che mette paura. Cioè, se non è il Papa, di che cosa stiamo parlando? Ma non è Domi Nutella o e chi dovrebbe essere? Monsignor Schneider, che dice è che ci sono problemi. Scusi, e chi è Monsignor Schneider? È quello di Monsignor Schneider? È rispetto o è donabondismo quando dice che mi faccia finire? Che ci sono, ma non me lo fa dire. Che ci sono problemi e lui li attribuisce a coloro che lavorano nei piani alti. Ma che sono i muratori di Santa Marta o è Bergoglio? Perché non lo dice? Bisogna fare i nomi. Se no si è come i preti antimafia a Palermo che ho conosciuto, che parlavano con la scorta, andavano dappertutto, ma i mafiosi se ne fischiavano. Un'altra cosa era padre Pino Puglisi, Falcone e Borsellino, che attaccavano la mafia come io sto attaccando un sistema corrotto, che è quello della massoneria ecclesiastica al potere, che ha portato Benedetto XVI a dimettersi e a piazzare, finché avremo personalità come Monsignor Schneider che fingono di confondere l'omertà con il rispetto, non ne verremo mai a capo. Posso brevemente replicare, perché io non passo sopra, giustamente. Il cardinal Müller, il cardinal Burke, il cardinal Sara e diversi altri prelati esprimono le loro perplessità, i loro dubbi, le loro critiche, e poi rispettano la gerarchia della Chiesa, perché la amano. Ma quale gerarchia? La gerarchia della Chiesa è quella che prevede. Ma lei lo ha posto, il problema canonico, no? Le rifaccio la domanda. Ma certo che lo e che posto. Facciamo? Lo sorvoliamo così, facendo vede, una chiacchiera da salotto? Ma se non è il Papa, lei si rende conto? No, mi permetta. Ecco. Rimane una chiacchiera da salotto finché vogliamo, perché non siamo né io né lei. Sì, che abbiamo se non è l'autorità il Papa per prendere questa decisione. E quindi è normale che io venga scomunicato due volte perché dico questo? Questo io non conosco il processo canonico, come è stato non svolto. Non c'è stato un processo canonico. Non hanno convocato lei. È stato lei, Bergoglio, non so, che salva. Ma vede che non mi fa parlare. Lei dice che io non devo intervenire, però lei mi passa sopra, mi interrompe di continuo e non mi fa esprimere un concetto. Sto dicendo che nella Chiesa ci sono dei modi e dei tempi. Io posso non avere... sono quelli di Schneider. Non sono nemmeno quelli di perché lei, signor Nutella. Perché il popolo ha bisogno di guide, signor non mio. Nemmeno, il popolo ha bisogno di guide. Sì, ma nella Chiesa... E la gente è disorientata. Non è una democrazia la Chiesa. Lei conosce non i raduni di cui nessuno popolo parla? Lei non lo sa perché sono vengono 4.000 persone a Bologna? Lo sa? Senta. Lo sa perché vengono 4.000? Sono tutti matti? Oppure cercano la guida che guardi, parla con chiarezza? La Chiesa Cristo va ha detto amata. Sì, sì, no, no, il di più viene dal diavolo. Esatto. Come fa Schneider. Esatto. La Chiesa va amata, non vanno fatti partiti... Ma lei come può dire se fatti io l'amo o no la Chiesa? Ma perché continua a dire? Perché io non lo sto dicendo, io parlo, e chi è che non l'ama parlo in generale la Chiesa? Perché lei me l'avete sul personale? Perché, perché lei mi dice siamo capaci lei contrappone di parlare Schneider, in maniera serenamente. Contrappone Schneider chi, che parla, no, a me parla. Chi lo segue Schneider? Porti dov'è pazienza il popolo dietro Schneider? Lei mi fanno dimostri convegni, non ci va nessuno. Io faccio i raduni, vengono 4.000 persone e nessuno ne parla. Se lo chieda, si faccia più di una domanda. Signor Minutella, lei dimostri che nel diritto canonico è possibile deporre un papa, è possibile farlo secondo... Ma non è papa, è questo il problema. Ma questo lo dice lei. Ma questo visto, lo dice lei. Ha visto che alla fine ci siamo arrivati. Ma se lo dice lei allora. Ma il papa che benedice la persona che fa la pipì sul crocifisso, lei ne è complice insieme a Schneider e a tutti quelli che state proteggendo il sistema. No, signore, no, state signore proteggendo il sistema. Guardi,
Fate chiacchiera e proteggete il sistema, se lo tenga Bergoglio. Allora, migliaia di persone hanno detto di no, se allora, ne faccio una ragione. Allora, e glielo dica Schneider. E chiedo adesso subito al nostro niente di personale, amico, ci mancherebbe. Beh, niente di personale, perché lei mi sta dicendo che sono bergogliano, dovrebbe conoscere la mia storia. No, no, non ho guardi detto. Guardi che c'è gente in televisione sta aspettando che io dica mezza parola così per andare dal vescovo a riportare. E lo faccia, ne sia onorato di farlo. No, faccia come ho fatto io. Bisogna mettere da parte il proprio personalismo, eccolo, la propria vanagloria. Eccolo, lei cosa vuole? Io sono il bisogna solito narcisista egocentrico. Bisogna visto metterla da parte. Ha palesato quello che pensa su di me. Così. Chi vuole seguirmi, rinneghi se stesso. E io l'ho fatto, guardi, non mi pare. Pagando di persone. Ha visto che l'ho tirato fuori? Ha visto che l'ho stanata? Io l'ho stanata. Lei ce l'ha col sottoscritto. Lei è qui che si sta affermando. Io l'ho stanata ancora prima che lei parlasse. La finiamo adesso questa bega? Stop, per favore, se no andiamo avanti con tu hai detto, guardi, non ho detto no. È la peggior piaga di questo momento della Chiesa. Alessandro Magno, sta buono. No, veramente allora, non ho mangiato. Minutella, qual è secondo te la valutazione sulla situazione attuale della Chiesa Cattolica, considerando gli sviluppi recenti e le dinamiche interne? No, ma io vorrei dire questo, innanzitutto è un problema di approccio alla questione. Il collega teologo insiste sul fatto che bisogna avere rispetto, bisogna essere umili, poi anche il giusto appello al fatto che c'è la risurrezione di Cristo. Ricordo che però Gesù Cristo è approdato alla risurrezione dopo aver combattuto come Logos e Aleteia contro il sistema fradicio del Tempio del Sinedrio. Mi sembra che l'abbiano messo a morte per quello e non era certo tenero nel parlare, un certo buonismo è del tutto preoccupante. Però io voglio dire quello, in una parola, c'è un problema, Bergoglio, è un problema. Non è che quelli che io chiamo una cum, il collega penso che mi capisca quando uso questo termine, non se lo pongano il problema. Io penso che qualunque prete sia serio quando va a dir messa e dice la messa in unione con il nostro Papa Francesco, se ha ancora l'anima e il cuore, non può non farsi venire un brivido nella schiena nel presentare il sacrificio di Cristo in nome e in comunione col Papa, e quindi si approda a quelle visioni preoccupanti per cui è il Papa, ce lo teniamo, tanto prima o poi muore, anche molto anziano. E il problema è un altro, il problema è che c'è la gente disorientata. Ecco perché poi ai miei raduni di cui nessuno parla vengono migliaia di persone. Perché la gente sa dov'è la verità, la gente sente che Bergoglio non è il Papa, non è che non è il Papa perché è eretico, al collega lo dico, è eretico perché non è il Papa, lei ha citato e io so a cosa si riferiva gli episodi e gli esempi di pontefici in odore di eresia, ha detto giusto in odore di eresia, un'altra cosa è la pervicacia o la pertinacia di Bergoglio, che da 11 anni indisturbato grazie a Monsignor Schneider e a quelli come lui, va avanti per la sua strada, a lui non interessa quello che pensano di lui. È uno spregiudicato senza pari, Bergoglio, non gli interessa. Lui certe realtà tradizionaliste non le tocca. Camminano con il Saturno e la Cappamagna, come il cardinale Burke, che gli presenta due volte. È veramente triste poi vedere che il cardinale Burke si ferma sulla soglia, che presenta i dubbi. Bergoglio una prima volta non risponde, una seconda volta risponde, gli dice noi andremo avanti per la nostra strada, cioè riscriviamo il Vangelo, e si ferma sulla soglia, e Bergoglio non li tocca. Invece ha sottoscritto, anche per te, oggi, questa sera, risulta più difficile mi devi chiamare, come ti devi rivolgere, perché chi mi incontra lo sente, che non è vero che io sono stato ridotto allo stato laicale, si avverte. Anzi, sembra quasi che avendolo fatto Bergoglio ho acquistato più autorità, perché non è il Papa, è lì come portatore dell'antimunus. Quindi io invito una volta ancora chi di competenza, i teologi, i canonisti, il mondo una cum, come lo chiamo io, a prendere sul serio la questione prima che sia troppo tardi, perché questi stanno aspettando, se te lo posso dire, Vito. Te lo dico con molta chiarezza come nel mio stile. Pazienza se urto, questi stanno aspettando che Bergoglio crepa, pregano in comunione con lui, è qualcosa di inaccettabile agli occhi di Dio.
lo citano come papa, fanno finta che è il papa per non avere problemi personali, aspettano che muoia perché così pensano che si risolva tutto. Se non è il papa andrà ancora peggio, perché la massoneria è entrata nella chiesa, hanno capito che Minutella, come lo chiamate stasera, è pericoloso, perché è l'unico che... è l'unico che grida la verità, e quindi lo dobbiamo scomunicare due volte, non una è più di Lutero. Una delle immagini più belle di chiesa è quella della navicula Petri o Cristi dei padri, cioè la chiesa pensata come una nave, una piccola, a volte zattera, che affronta i flutti del mare in tempesta, a volte la storia. E la chiesa non ha mai rinunciato ad annunziare Gesù Cristo in tutta la sua integrità, pur non, nello stesso tempo, non rinunciando anche ad aprirsi alle aspettative, diciamo così, alle sensibilità delle varie epoche storiche. E quello che per esempio il mondo tradizionalista infracattolico rifiuta è il tentativo portato avanti già con Paolo VI e poi con Giovanni Paolo II di un dialogo con la modernità, che è quanto mai fondamentale e importante. Quindi mi sembra che questo si ricolleghi anche a quanto è stato detto all'inizio con il filmato di apertura, cioè la Chiesa deve sapere, questo lo trovo molto saggio, mantenere un equilibrio che Bergoglio ha finito con lo sfaldare definitivamente, tra identità e dialogo con la realtà, ma solo se si ha una piena identità si va incontro. Quello che fingono di non capire tanti, e che sono responsabili tra vescovi, teologi e canonisti, eccetera, è che Bergoglio ormai va apertamente contro il Vangelo, perché la benedizione delle coppie gay è una cosa delicatissima da trattare, ma decisiva. Io mi domando come il collega teologo non si trovi in imbarazzo su questo. Ma perché ha detto che non mi trovo in imbarazzo? Scusa. Però la devo dire, fammelo finire questo, se no pensa che io volevo provocarlo. Lei mi attribuisce del pensiero il contrario di quello che penso, scusi. E allora perché non viene fuori? Ma come non vengo fuori? Non ho fatto io la domanda. Perché continua a riconoscerlo? Lei va a messa? Certo che vado a messa. E va a messa in unione con Papa Francesco. Allora è complice. Mi scusi, ma lei è complice. E che c'entra? Io non ho parlato della validità. Lei va a messa? Certo che è valida la messa, va bene? È valida, ma lei è complice. Lei è complice del suo pontefice. No, io sono in comunione. Sì, lo dice San Tommaso d'Aquino. Io sono in comunione con la Chiesa. No, mi dispiace, lei è in comunione io col sono Papa. In comunione che con la Chiesa. No, è principio. Ma lei non dice in comunione con la Chiesa. A messa si dice, non faccia il furbo, a messa si dice in unione con il nostro Papa Francesco. Si dice. È Papa. E allora basta, se è lo Papa. Tenga. E lei è complice della benedizione delle coppie gay. Non è lei diaconesse all'altare. Non è lei che scomunica il Papa. Come? Non è lei che scomunica il Papa. E che c'entra quello? Io non sto scomunicando la sua confessione di fede, perché lei va a messa in comunione con l'eretico. E San Tommaso d'Aquino. Ma è lei che dice che è eretico? È la Chiesa che deve dirlo, non lei. Ho capito. Minutella. Allora quanto aspetteremo perché la gente venga liberata dall'errore? Quando la Chiesa. Facciamo avrà come i suoi... Don Abbondio, che se i bravi li avesse fronteggiati, non c'era bisogno di scrivere i Promessi Sposi. Non si andava ad azzeccare Garbugli, non si andava dal Cardinale Borromeo, non esisteva il. Certo, e questa è la soluzione sempre. La soluzione vostra. No. È sempre la stessa, con me non si dialoga perché grido la verità. Allora, Vada a messa con Bergoglio. Lei è complice dell'errore quando si dice davanti a Dio. Mi faccia terminare. No, quando contento, si dice davanti a Dio, in comunione con Papa Francesco, davanti a Dio, lei è complice, lei è d'accordo con la benedizione delle coppie gay. Altrimenti viene fuori, lo grida. Allora, sta domanda. Io non sono in comunione con uno scomunicato. Va bene. È rivolto a me? Sì. Ma non vorrei essere polemico, però siccome il collega teologo ha concluso dicendo che lui con uno scomunicato non ci va a messa, dovresti chiederlo a lui che scomunicato non è, visto che sottolinea che io sono scomunicato. È importante per lui andare a messa con uno che Papa non è, come fanno tutti i, tutti i bergogliani. Ecco, allora potresti chiedere a lui con quale... Ma la domanda era su di me, non ho capito. No. Mi definisce tutta la sera mi dà il bergogliano, ma lei è fuori di testa. Sì, può darsi, anche questo, lo mettiamo nell'elenco. Lei è un ottimo rappresentante del mondo unacuma antiminutelliano. Antiminutelliano, guardi. Io lo sto stanando e lei non se ne accorge stasera. Sta dicendo di tutto sul sottoscritto. Sta dicendo di tutto e fa pure l'offeso. È tipico proprio di tutti quelli che vanno con Bergoglio. È tipico, fa pure il risentito. Fa pure il risentito. Lei sta troppo con gente che le dice sempre di sì. Come? Si confronti con chi è disponibile a parlare. Ascolterò il suo suggerimento. Grazie, dall'alto della
la sua eloquenza, io mi sottometto e mi inchino. Come andrà a finire allora? Ma guarda, l'imbarazzo è notevole, purtroppo dovremo darci da fare noi con questi cattolici che sono dispiaciuti che Papa Francesco faccia, che Papa Francesco dica, sono 11 anni di inferno, evidentemente si sono abituati a starci. Per cui quando poi continueranno a criticare che adesso la Chiesa Cattolica fa questo, la Chiesa Cattolica il Ramadan, l'editore delle edizioni San Paolo dice che se una coppia omosessuale è stabile e una coppia omosessuale si ama, perché non dargli la benedizione, eccetera, le diaconesse all'altare, questi staranno a guardare perché la Chiesa ha i suoi tempi, perché è Bergoglio il Papa e ci vuole rispetto. E così si va avanti, come si legge nel libro di Attali, un filosofo francese contemporaneo, e il Titanic affonda mentre si suona l'orchestra in onore di Papa Francesco. Vabbè, non...